È andata male. Ecco qua l'amica nostra, la... Ai, Ah, ti ha mannaggia! fregato! Mannaggia l'amica amica nostra! Vabbè, nostra, ti ha fregato! ovviamente non le facciamo male, ci facciamo una passeggiatina insieme e poi le lasciamo libere. Però questa è l'attività primaverile dei ragazzini di strada, eh? Vedete col filo naturale, che non è uno qualsiasi, è uno fatto apposta, si fa il cappio e tricchete, però ci vuole una tecnica sofisticata, eh? Vediamo? Allora, ecco l'amica nostra. Adesso lei si abituerà, non si sta facendo male, rassicuratevi. Questo chiamasi verdone, è una lucertola tutta verde che si mimetizza bene nell'ambiente. Adesso ci faremo una passeggiata, ce la faremo insieme, lei si tranquillizzerà, basta darle qualche carezzina e diventerà amica nostra. Dopodiché, dopo la bella passeggiata, la lasciamo libera. Vede, guardate i colori, fai il primo piano, vabbè, guarda che verde smeraldo. È un capolavoro. Ecco, vedete, già si è tranquillizzata, non si agita più perché sa che siamo amici e non le faremo del male. Eccola qua. Ecco qua il nostro verdoncino. Il fatto è che non sono ancora tanto grandi, per questo è difficile prenderle perché il chiappo non regge. Vedete come si è tranquillizzata? Ormai siamo amici. Guardate che bei colori, guardate. È uno spettacolo, di dietro è anche azzurra, oltre che verde. Eccola qui, come la chiamiamo? Lina? Lina. Lucertolina. A posto, Lina. ciao amici. Ciao amici. Adesso procediamo alla liberazione, però prima di liberarla voglio farvi vedere nuovamente i meravigliosi colori, guardate. Guardate che spettacolo. Troppo bello. Dai. Adesso la liberiamo qui nella campagna nostra, così ci terrà compagnia. Vai, vai, ok. Eccoli, così rimane a casa nostra, non sta in pericolo, vive nel suo ambiente naturale e non ci sono auto a schiacciarle. Siamo molto contenti.